Un cordiale saluto sempre qui dal Trentino, il nostro quartier generale, per andare a seguire un po' i ritiri delle varie squadre di Serie A e non solo, perché negli ultimi giorni abbiamo parlato anche del Palermo. Andiamo un po' a spaziare in tutto quello che è appunto in quella che è la fase di preparazione importante per la prossima stagione. Come sapete, i ritiri sanciscono il via, lo start alla stagione che sta per venire. Tanto entusiasmo, tante attese, tante velleità, qualche delusione per colpi mancati, qualche entusiasmo per colpi che si stanno verificando, e noi come al solito andiamo a sentire proprio tutto quello che succede. Ieri ci sono state, come capita appunto in questi giorni, amichevoli. La prima amichevole e il primo campo, il primo ritiro che andiamo a verificare come al solito è quello della Juventus, che ha disputato appunto l'amichevole. I bianconeri battono 7-0 una rappresentativa della Val d'Aosta, doppiette per il Montenegrino e Matri, primo gol anche per l'argentino a segno Mattiello e Motta. È una buona Juve quella che ha battuto per 7-0 una rappresentativa della Valle d'Aosta, bene Vucinic e Matri che si mettono in evidenza con due doppiette. Bell'esordio anche per Tevez, autore di un gol, e Llorente che ha mostrato già una buona condizione atletica. Conte parte dall'inizio con la coppia dei sogni formata dall'argentino e lo spagnolo, con Vidal a sostegno e Ogbonna, terzo colpo del mercato bianconero, al centro della difesa. Stadio Perucca di San Vensane, è terminata la prima partita ufficiale della Juventus contro la rappresentativa della Val d'Aosta, come ogni anno, secondo anno qui a San Vensane. Il risultato è finito 7-0, non conta tanto il risultato quanto la certezza che questi schemi adottati da Conte già stanno dando dei segnali positivi. Questa è la prima uscita della Juventus, chiaramente incrociamo le dita, speriamo in un'annata davvero importante. Non c'è solo il campionato e nei pensieri di tutti il terzo titolo consecutivo, ma c'è sempre quella Champions League, la grande coppa dalle grandi orecchie. Questo è il più grande desiderio per la società torinese. Allora, primo test stagionale, soddisfatto dell'inserimento di nuovi che ha provato tutti nel primo tempo? Sì, assolutamente, soddisfatto dei nuovi, soddisfatto dei vecchi, quindi stiamo lavorando bene, c'è grande disponibilità da parte di tutti e questo mi lascia molto, molto tranquillo e sereno. È inevitabile che oggi le gambe non potevano essere fluide perché iniziano a sentirsi carichi di lavoro, però bene, perché ho visto la squadra soprattutto al primo tempo, perché comunque al primo tempo abbiamo giocato come sappiamo e il modo che noi conosciamo, e ha interpretato al meglio la situazione. Però ripeto, grande disponibilità anche nel secondo tempo, bene così. C'è la grande attesa per Tevez, schierato in coppia con Llorente, è un'opzione concreta per la stagione questa? Beh, se li abbiamo presi sicuramente è un'opzione concreta. Aveva messo un limitatore di velocità ai giocatori o un limitatore di gol per non umiliare gli avversari? No, assolutamente. Inevitabile che le due squadre sicuramente erano di peso diverso, perché il primo tempo abbiamo giocato con una squadra che aveva fatto la Lega Pro in seconda divisione. Nel secondo tempo c'era una rappresentativa comunque di prima categoria, eccellenza, e si è visto che comunque i valori erano diversi. Complimenti a questi ragazzi che ci hanno affrontato nella maniera giusta, con lo spirito giusto, dando tutto. Grazie. 7-0, quindi questa amichevole, e noi dalla Juve andiamo a verificare la situazione Inter, un Inter che continua la sua preparazione e in qualche modo il mentore, il deus ex machina di questa preparazione, Walter Mazzarri, ieri ha parlato. Che cosa ti ha soddisfatto di più e che cosa di meno? Dico la verità, la prima amichevole con i carichi di lavoro sapevo già che si faceva di sicuro fatica. A me interessa sottolineare il grande lavoro che ha fatto la squadra in questa settimana, è quello che poi alla fine mi interessava. Oggi è la chiusura del ciclo della prima settimana di lavoro, nella quale si è fatto tanto lavoro sul fondo, la resistenza, la potenza aerobica. Secondo me sono le basi per poter poi arrivare prima sulla palla, perché poi è il segreto di questo calcio, perché per assurdo l'amichevole di oggi
ci può già insegnare che una squadra con dei valori relativi, se arriva prima sulla palla, è più brillante di te, riesce addirittura in qualche occasione a metterti in difficoltà. E questo appunto ci lavoreremo, perché questo è il primo principio con il quale noi bisogna iniziare l'anno e metterselo veramente bene in testa. Al di là dell'aspetto atletico, è avventato dire che magari manca in mezzo al campo, visto che non c'è Kovacic, c'è un uomo in grado di fare il passaggio smarcante, di velocizzare la manovra, di accendere la luce, insomma, nei momenti più... No, ora, prima di arrivare a fare queste considerazioni, fatemi capire bene tante cose. La squadra ce l'ho in mano da pochissimo, ripeto, in questo momento i miei input sono andati soprattutto sul lavoro, sulla sopportazione alla fatica, ai grandi carichi di lavoro. Nel frattempo c'è anche da essere contenti, perché in passato, quando abbiamo lavorato così forte e tanto, ci sono stati molti più infortuni. L'unico mezzo infortunio muscolare l'ha avuto Kovacic, e potevo anche risparmiare io quell'esercitazione per poter, con l'esperienza che ho, potevo anche fargli evitare quell'esercitazione nella quale c'è avuto il problemino. E poi il resto invece, con grande fatica, hanno fatto il Falter, che anche ieri, e hanno chiuso il ciclo, ripeto, quello del lavoro veramente duro, lavorando bene. E questo, ripeto, è quello che poi mi interessa di più. In questa fase, anche il discorso che mi hai chiesto tu, è tutto relativo, perché quando non c'è lucidità né mentale né fisica, le gambe un vanno, si sbaglia anche, per assurdo abbiamo sbagliato tanti passaggi che sono convinto chiunque di noi, quando starà al 50% bene della propria condizione, non sbaglierà. Quindi lasciamo perdere per il momento a queste considerazioni. Dopo 10 giorni di lavoro, qual è la cosa che ti dà più speranza e quella invece su cui magari c'è da lavorare di più come prime sensazioni? L'unica cosa che, ripeto, quando i carichi di lavoro saranno più consoni a fare calcio vero sul campo, c'è da vedere un modulo nuovo, un'organizzazione precisa. I ragazzi non sono abituati e ci metteranno probabilmente qualcosina in più di quelli che avevo già da qualche anno, parliamoci chiaro. E poi, per esempio, gli esterni, per esempio Nakatomo, sapete benissimo, è arrivato in ritardo, Pereira è arrivato oggi. Gli altri ragazzi, Obi per esempio, che stava un pochino meglio già il secondo tempo con Alvarez, erano un pochino più brillanti e hanno fatto qualcosina in più. Però ecco, anche quello, bisogna che gli esterni capiscano bene quello che voglio, con la coordinazione con la mezzala che gli avvicina, insomma, sono tante cose che probabilmente ci si perderà un pochino più di tempo, ma insomma ce n'è abbastanza per poi arrivare alle partite che contano in un certo modo. Personale, se posso toglierla, magari interessa anche a loro ovviamente. Guarin ha giocato la miglior partita forse nell'Inter a Torino con la Juventus, in posizione centrale, rubando palle, andando a far gol, proprio facendo male in quella posizione lì. Può essere lui l'incursore? Ma lui, quella era una partita, l'ho vista, una grande partita, però è una partita che è stata fatta molto sulle ripartenze. Io vorrei, quando la squadra sta bene, se voi avete visto gli allenamenti, che noi imponiamo noi il gioco, non si deve andare solo sulle ripartenze. È chiaro, per esempio, oggi in questo argomento abbiamo sbagliato anche qualche movimento in quel senso, no? Perché ci sono momenti in cui la squadra avversaria ti costringe a stare basso e devi saper ripartire veloce, come facevamo l'anno scorso ad esempio con il Napoli. A volte certi meccanismi ancora non gliel'ho nemmeno spiegati, sinceramente, perché non c'è stato tempo. Però ecco, la posizione di Guarì la valuterò piano piano. Guarì è un giocatore con delle doti importanti e cercherò di capire dove sarà meglio collocarlo. Bene, anche per l'Inter amichevole, la prima uscita stagionale della squadra nerazzurra si chiude con un 3-0 sul Trentino Team. Restano a secco entrambe le giovani punte presentate, Icardi e Belfodil, con l'argerino che fallisce due volte l'opportunità dal dischetto. E andiamo alla Roma, la Roma con il nostro Leonardo Bocci, che è con un collega. Leonardo, ce lo presenti? Sì, abbiamo Nicolò Ballarin di Radio Manamana Sport, è qui con noi in ritiro, sesto giorno per i giallorossi di Rudy Garcia, che ieri hanno vinto il primo test stagionale contro una selezione locale 9-1, Florenzi in evidenza anche insieme a Borriello e a Francesco Totti ovviamente, però se volete fare domande ovviamente sulla partita e sull'allenamento di oggi abbiamo qui appunto il nostro collega Nicolò Ballarin. Ciao Nicolò. Ciao ragazzi, bentrovati, buongiorno.
Allora Nicolò, diceva giustamente Leonardo, ha parlato subito di questa partita, di questa amichevole, un test che continua a far ben sperare e metteva in evidenza proprio la prestazione di Borriello. Dichiarazioni di Garcia, Borriello ha la polvere da sparo nel suo tiro. Queste dichiarazioni secondo te possono alludere e possono far sperare per una permanenza il prossimo anno di Borriello nella Roma? Bisogna capire anche quali sono le intenzioni poi del club con l'attaccante napoletano. Ricordiamo che guadagna molto per le casse del club, 5,4 milioni lordi per questa stagione e 5,6 per la prossima. Vediamo un po' anche quali sono poi le altre situazioni legate a Osvaldo e Destro, che come ben tutti saprete doveva recuperare dall'infortunio, dovrà star fermo per quasi 2 mesi. Personalmente a me l'attaccante napoletano piace. Anche al tecnico, che come sottolineavi correttamente, ieri ne ha parlato anche molto bene in conferenza stampa. Ora dai prossimi giorni di ritiro e magari dalla tournée americana proveremo a capire quali sono le intenzioni del tecnico Rudy Garcia. Ecco, rimanendo un po' in tema di calciomercato, perché poi sai tiene tantissimo banco, poi torniamo ancora a parlare della fase della preparazione, per Marquinhos è fatta col Paris Saint-Germain, 35 milioni di euro, quindi 35 milioni che entrano nelle casse della Roma, un bel tesoretto. No, sicuramente un'ottima operazione in uscita, facciamo un po' di precisione, saranno 32 milioni più 3 di bonus in questa operazione che poi porterà il giovane centrale carioca al Paris Saint-Germain. Non puoi non venderlo, il mercato italiano comunque impone di dover fare cessioni di questo tipo, anche perché con la cifra poi incassata per la vendita di Marquinhos la Roma sta praticamente costruendo la squadra per la stagione 2013-2014. Non si poteva dire di no a un'offerta del genere, anche considerando che sul giocatore c'erano le squadre più importanti d'Europa, il Manchester City, il Barcellona e il Paris Saint-Germain, che alla fine ha vinto l'asta per il giovane centrale della Nazionale Under 21. Qualcuno, a proposito adesso sempre di calciomercato, di un altro ruolo, quello del portiere, perché si è diventata proprio una telenovela, un giallo, quello di De Santis. De Santis, tra virgolette, ostaggio, no, di questa trattativa con Giulio Cesar, però nelle prossime ore, lo ha dichiarato anche De Laurentiis, il Napoli, ove mai non dovesse andare in porto positivamente l'operazione di Giulio Cesar, già è indirizzato su altro portiere. Questo vuol dire che De Santis è virtualmente libero, la Roma lo aspetterà oppure punterà subito su un altro, cioè c'è già l'accordo tra la Roma e De Santis sostanzialmente? Beh, io credo che l'accordo tra la Roma e il portiere del Napoli era cosa fatta già da qualche tempo, però c'è anche da dire che la Roma è scacco nelle operazioni d'entrata, soprattutto per il ruolo del portiere, in base a quelle che poi saranno le scelte del Napoli Club, perché comunque il Napoli deve tesserare Giulio Cesar, c'è questa trattativa che va avanti da un po' di tempo, si cerca un po' di limare la richiesta del giocatore che vorrebbe quasi 3 milioni di euro, quindi finché il Napoli poi non ufficializza Giulio Cesar e la Roma non potrà comunque virare su De Santis, che è bloccato appunto nel ritiro del Napoli. Nella giornata di ieri è tornato a circolare il nome di Sorrentino, che comunque la Roma segue da tempo, poi ci sarebbe sempre in lontananza la pista Viviano, anche se credo che oggi è il più distante dei tre. Certo, assolutamente, però diciamo che De Santis ha comunque un'esperienza anche internazionale, non solo perché ha giocato in Spagna, ma perché ha disputato la Champions League. Insomma, per la Roma sarebbe il portiere di esperienza di cui ha bisogno. Io quindi credo che sia soltanto un fatto formale, ma nella sostanza De Santis è già un portiere della Roma, anche perché altrimenti non avrebbe una collocazione il prossimo anno, no? Perché insomma, il Napoli sta puntando su un estremo difensore titolare. De Santis non può essere considerato un estremo difensore di riserva, quindi io credo che sostanzialmente l'operazione sia fatta, è solo questione di forma e di passaggi di consegne. Insomma, almeno bisogna anche capire quale poi sarà la formula con la quale appunto De Santis arriverà alla Roma, quanto soprattutto la Roma pagherà il portiere del Napoli. Bisogna cercare ancora un po' di fare chiarezza sulla trattativa. E poi aggiungo a quello che tu hai detto molto correttamente, che De Santis andrebbe a portare nello spogliatoio della Roma un bel quid di esperienza e di carisma, cosa che è venuta a mancare nelle ultime stagioni all'interno dello spogliatoio della Roma. Ecco, una Roma che rispetto, lo diciamo già ieri con altri nostri colleghi lì da Brunico, una Roma che rispetto alla passata stagione mi sembra una Roma più d'esperienza, una Roma più quadrata, una Roma che ha sicuramente giocatori tecnicamente validissimi, così come l'aveva anche lo scorso anno, ma con quel pizzico, tra virgolette, attenzione a quello che voglio dire, con un pizzico di cervello in più, o sbaglio?
si è cercato di fare un mix tra giovani di belle speranze e calciatori esperti, come l'ultimo arrivato Maicon. Quindi si cerca di costruire una squadra che abbia al tempo stesso ragazzi vogliosi e comunque giocatori invece dalla carta d'identità un po' più avanzata, che possano portare appunto quel pizzico di esperienza in più, come sottolineavi tu in modo molto giusto. Piano piano prende forma la Roma di Sabatini, arriverà poi anche Strootman nelle prossime giornate, non credo si unirà al gruppo qui nel ritiro di Ruscone e di Brunico, ma si aggregherà alla squadra durante la tournée americana. Lasciamo lavorare il DS e ora vediamo poi quali altri colpi regalerà ai tifosi della Roma. Garcia comunque sì, è corretto, insomma è corretto quello che hai detto, perché comunque tra questi giovani di belle speranze, tipo il difensore della ex Dinamo, Jedvaj, e comunque calciatori come De Santis, di cui abbiamo parlato fino a poco fa, e lo stesso Maicon, andrebbero a portare qualcosina in più a livello anche emotivo alla squadra. E Garcia ha anche dichiarato serve un attaccante esterno, urge, vista un po' anche insomma, la Roma dell'amichevole di ieri, quindi serve un attaccante esterno per Garcia. Ha mandato un messaggio alla società. Sicuramente. No, sì, manca un attaccante esterno di sinistra, che poi è una delle richieste che ha fatto l'ex tecnico dell'Ille, Rudy Garcia. Si è trattato Cervinho con l'Arsenal, si cerca di trovare un accordo tra quella che è la richiesta del club londinese, 8 milioni, e quella che è l'offerta della Roma, tra i 3 e 4 milioni di euro. E la notizia di oggi, invece, il nome nuovo che inizia a circolare per la fascia è quello di Biabiani del Parma. Ecco, che atmosfera si respira non tra i giocatori, ma io proprio dico lì tra i tifosi. Noi sappiamo che i ritiri per il campionato sono anche una sorta mete per viaggi turistici da parte dei tifosi che durante questo periodo estivo preferiscono spendere i soldi di una settimana anziché al mare in montagna per seguire i propri beniamini. Che atmosfera si respira rispetto all'inizio, no? Che c'era invece contestazione, scetticismo, diffidenza e anche molta delusione. Adesso questa Roma, come dicevi tu, che prende corpo, sembra anche destare l'entusiasmo dei tifosi. Beh, ovviamente gli ultimi arrivati hanno portato un po' di armonia, no, all'interno qui del gruppo, faccio riferimento alla squadra, e soprattutto nella testa dei tifosi, che iniziano a sognare una Roma che potrà fare qualcosa di importante per la prossima stagione. Non era partito, ecco, nel migliore dei modi il ritiro della Roma, c'era un po' di amarezza, un po' di delusione comunque per le difficoltà dell'ultimo campionato, per le figuracce, passami il termine, della finale di Coppa Italia, perché comunque noi tutti, addetti ai lavori, ma soprattutto i tifosi della Roma, speravano di poter alzare al cielo la decima Coppa Italia, poi così non è stato ed il resto è storia recente. Si va mano a mano, ecco, calmandosi un po' qui il clima Riscone di Brunico, anche se c'è da dire che nelle prossime giornate e soprattutto nell'ultima amichevole si attende un po' più di gente e anche un po' più di tifosi. Quindi bisognerà capire anche quale sarà la reazione della parte attiva della tifoseria giallorossa a questa nuova Roma che sta nascendo. Ecco, Leonardo, Jacopo, c'è anche tra virgolette una notizia per quanto riguarda le amichevoli. Il 10 di agosto un'amichevole di lusso contro il Chelsea in America, no? Sì, c'è questa amichevole contro il Chelsea, grande entusiasmo da parte di Jimmy Spallotto, del presidente, ma anche di tutti i giocatori qui presenti. Sarà un test sicuramente molto, molto attendibile rispetto a quelli che si giocheranno qui a Riscone. Vediamo come si formerà e come si costruirà questa nuova Roma di Rudy Garcia. Inevitabilmente, Leonardo, Jacopo, l'attenzione è sempre puntata, come accade ormai da più di un decennio, diciamo, insomma, da quando Totti è diventato il Totti top player, l'attenzione è sempre su di lui, no? Qual è l'atteggiamento di Totti rispetto a un Totti non devo usare per forza un eufemismo, perché a Roma si direbbe diversamente, ma un Totti un po' scocciato, dai, insomma, un Totti un po' non su di giri alla partenza, sta carburando, sta aumentando l'entusiasmo anche in questo giocatore che rimane sicuramente nella storia del calcio italiano una delle bandiere che poi non esistono più in nessuna squadra. Lui è una bandiera ed è un po' il riflesso immediato, no, della squadra e anche dell'ambiente, perché lui è sì la bandiera della Roma, ma anche forse uno dei più grandi tifosi della Roma. Sì, ecco, come hai detto te, ecco, è uno dei più grandi tifosi, quindi ecco, il suo entusiasmo cresce di pari passo con l'entusiasmo dei tifosi, che vedono ovviamente un mercato in questo momento molto attivo, e quindi
c'è ovviamente la consapevolezza che quest'anno si possono fare grandi cose con i nuovi giocatori arrivati, soprattutto Maicon è stato un gran colpo, Strootman in ultimo è ovviamente un giovane di grande speranza di cui tutti parlano bene. Non so, ecco, Nicolò, di cosa pensa di Totti in questo ritiro? Sicuramente potremmo dire che non è tirato a lucido come lo era nella passata stagione, nel ritiro sempre di Risconi di Brunico con Mr. Zeman, che aveva veramente preparato ad hoc il capitano alla stagione che stava per nascere. C'è un Totti che comunque ci crede per quelle che potrebbero essere le sorti future di questa Roma, e soprattutto c'è un Francesco Totti che è in attesa di un rinnovo di contratto che con molta probabilità arriverà durante la tournée americana. Quindi cerchiamo anche di tranquillizzare gli amici che hanno un po' paura, sono un po' preoccupati, qualora non dovesse arrivare il rinnovo di contratto del giocatore più importante del club capitolino. Possiamo quasi affermare che comunque la firma sul nuovo contratto che legherà Totti per le prossime due stagioni con la casacca giallorossa arriverà negli Stati Uniti. Per concludere, ragazzi, Nicolò per la radio, Leonardo per la televisione, per me Roma 1 e anche per i siti internet, a parte questo, che difficoltà di lavoro? A me sembra che state lavorando un po' in un clima blindato, o sbaglio? Cioè, sai, insomma, proprio qui ti puoi mettere, qui no, questo lo puoi fare, questo non lo puoi fare, questo sempre per il clima business che si respira nel calcio, perché tutto a pagamento, tutto previa moneta, no? Come state lavorando e che aria si respira lì da questo punto di vista? Beh, sicuramente, guarda, facendo un paragone con i nostri dirimpettai della Lazio, nel ritiro di Orozco di Cadore si lavora con molta più tranquillità, anzi da quelle che sono poi le notizie che ci arrivano, anche da colleghi che seguono il club biancoceleste, c'è più tranquillità anche nel rapporto stesso con i calciatori, si sta più a contatto con la squadra. Qui le poche volte che noi siamo a stretto contatto con i giocatori sono rari episodi nei quali appunto i calciatori vengono a prendere il caffè qui nel bar dell'area VIP dove appunto noi siamo alloggiati per lavorare. No, ma poi la domanda è, vedi, insomma, attenzione con tutti, anche la Lazio, il Napoli, la Juve, l'Inter, tutte queste squadre che sono comunque, no, hanno le proprie TV a pagamento, però nonostante tutto le conferenze stampa, almeno quelle, perché penso che rappresenti il punto per un minimo costituzionale diritto di cronaca, quello va almeno garantito, perché sennò, insomma, veramente la gente per sapere una 10 secondi di opinione da parte del calciatore deve per forza pagare soldi ogni mese. Mi sembra eccessivo, posso capire per le partite amichevoli, posso capire per gli allenamenti integrali, è tutto giusto, fa parte del mondo del calcio moderno, però che ci sia questo clima da Gestapo, cioè questo clima veramente, cioè un secondo di dichiarazione o me la paghi o non te la do, mi sembra un po' esagerato, perdonatemi questo sfogo, ma da operatore del settore mi sembra, no, giusto denunciare queste cose, perché sennò no. Noi siamo d'accordo con te, appunto, ecco, un clima molto molto eccessivo in questo momento, anche il fatto, come hai detto te, di non poter prendere magari dei piccoli estratti della conferenza attraverso le immagini per tutte ovviamente le televisioni, anche per i siti web, è sicuramente un punto a sfavore. Tutti noi tra colleghi ovviamente non ci piace questa situazione, anche perché comunque nei momenti in cui i giocatori vengono a contatto con noi, magari nella parte del cuore Soldi Village, una parte messa a disposizione dei tifosi giallorossi in cui i giocatori vengono a firmare autografi o comunque ad intrattenersi con il pubblico, non possono rilasciare dichiarazioni. E veramente, come detto te, c'è un clima molto molto chiuso, ecco. Leonardo, poi ne ritorniamo a parlare, perché mi sembra giusto, insomma, noi facciamo questo lavoro, mettere in evidenza queste cose, perché grazie poi al lavoro di gente come te, come Nicolò, che insomma cercano assolutamente di carpire, di lavorare, di fare il lavoro poi per cui siamo pagati, però con grandi difficoltà, ma questo a discapito della gente a casa. Però noi continuiamo a rendicontarvi da Riscone di Brunico, saluti a Nicolò, saluti a Leonardo, a domani Leonardo. Grazie a voi, a domani. Bene, dopo il capitolo Roma e quindi dopo il collegamento con Riscone di Brunico, dove il nostro Leonardo ci ha come al solito rendicontato su tutto, noi ci fermiamo per un brevissimo stacco di pubblicità. E rientriamo qui dal nostro quartier generale, andiamo in casa Napoli, che appunto da Di Maro continua la sua preparazione, un ambiente Napoli assolutamente in pieno fermento, tante le notizie, tanti i colpi di mercato che si stanno tentando, le dichiarazioni De Laurentiis ormai le conoscete, sono dichiarazioni esplosive che hanno realmente e letteralmente infiammato la piazza Napoli. Ieri il presidente De Laurentiis ha confermato
firmato quello che aveva twittato, ma andiamolo ad ascoltare. E Zuniga fa la fine che vorrà fare lui, perché noi gli abbiamo offerto a braccia aperte una prosecuzione, ma perché lui ha un agente che crede di essere il genio del calcio mondiale e ha pensato che per lui il futuro deve essere altro, io li lascio giocare, perché poi la vita deciderà se hanno fatto bene o hanno fatto male. Io 3 anni fa ho fatto una proposta, 2 anni fa l'ho ripetuta, poi mi sono stancato e alla fine mi sono fatti i conti. Ho detto: quanti anni avrà Zuniga l'anno prossimo? Quanti altri anni potrà giocare? Cosa ho risparmiato? Con quello che ho risparmiato compreremo uno migliore di Zuniga. Vede come alla fine le cose si conciliano. Calcio Napoli 24. Salve Presidente, volevo chiederle un pochino di aggiornamenti riguardo la situazione relativa a Gonzalo Higuaín. Quindi diciamo che il tuo arrivo ha distrutto questa serata, non si parla più di calcio inglese ma si parla di altro, ma va bene insomma. Dai. Ma io vi vorrei fare una domanda: perché tutti quanti, almeno dai tweet che ricevo, pigiate l'acceleratore su Higuaín e pochissimo frenate su Damião, come se voi conosceste Damião e come se voi conosceste Higuaín? Higuaín sarà anche bravissimo, ma non siamo da soli, c'è il Chelsea che ha offerto delle cifre blu, per dirla alla napoletana, c'è l'Arsenal che ha offerto delle altre cifre blu e poi ha fatto una frenata. Quindi non è che noi Higuaín non lo teniamo sotto la lente di ingrandimento, fermo restando che per il nostro mister Damião ha delle caratteristiche che sono molto giuste per quello che lui vuol fare, per come lui vuol giocare, perché voi dovete sempre poi fare i conti con l'allenatore, perché se no l'allenatore è bravo se fa quello che dite voi, è stupido se non fa quello che dite voi. In realtà l'allenatore è bravo se vince la squadra, è stupido se la squadra perde. Allora bisogna lasciarlo lavorare in tutta tranquillità e non creargli dei condizionamenti e non creargli delle ansie e non creargli delle accelerazioni. Fermo subito, è infierissimo, perché 3 ore fa io mi sono stancato e ho detto: marciamo su questo lato? E Benitez ha detto: molto volentieri. Quindi domani sera avrete delle novità, io sarò a Ischia ma avrete delle novità. Grazie. State tranquilli. Però qualche volta vi piacerebbe pure fare delle domande ai nostri presenti. Si potrebbe fare, certo. Allora venga qua, lei che parla di Empoli, venga qua, venga qua. Io penso di sono arrivato a 28 anni ora, e l'anno scorso, gli ultimi 2 anni, credo di aver fatto una delle mie migliori stagioni, quindi sarebbe per me deleterio magari in questo momento della mia carriera cambiare posizione. Quindi abbiamo provato un attimino, mi sono messo a disposizione, però ci siamo capiti senza grandi parole. Per quanto riguarda la mia situazione, ho parlato col mister, gli ho detto che lui ha la mia totale disponibilità e volontà fino all'ultimo minuto che lui mi vorrà qua per cercare di giocarmi la mia chance, che sarà un minuto, 36 partite, quello che sarà. Io ho una grandissima voglia, sono andato via perché ero arrivato da Liverpool per giocare nel Napoli, per fare qualcosa di importante nel Napoli. Successivamente abbiamo trovato un compagno che comunque ha fatto un grande exploit, era giusto che comunque meritasse quello che ha fatto. E quindi io però ero come un leone in gabbia e ho accettato anche di andare a fare una situazione difficile piuttosto di rimettermi in discussione. Adesso con un nuovo allenatore sono qua per di nuovo mettermi a 31 anni in discussione, perché so che le mie carte le posso giocare tutte. Se il mister mi vorrà sulla nave per arrivare dentro il porto, sarò con lui a rimare fino all'ultimo metro.
presentato anche uno dei nuovi acquisti, il secondo portiere Rafael, ma andiamo a sentire anche le dichiarazioni dello spagnolo. Rafael voleva ringraziare come De Santis lo ha accolto qua a Napoli, non solo lui, come gli altri due portieri. Io scoglio Napoli. Ha scelto il Napoli perché c'è un grandissimo difensore, si chiama Vini. Scherzo. No, ha detto che hai visto in Brasile la grandiosità del Napoli. Adesso in Brasile Napoli cresce tanto e tutta la sua stampa in Brasile mostra il Napoli come è il posto giusto, che è uno dei primi in Italia. E poi la scelta è del mister, c'è questo tipo determinato, si allena per essere il primo sempre, però chi fa questa scelta è il mister Rafa. E lui non pensa a questo, di essere il primo o il secondo. Ha parlato con il mister e lo ha detto come le piace i suoi portieri, deve essere determinati e avere attitudini. Per questo è andato a prenderlo a Santos, perché l'ha visto questo quando giocava lì, lo faceva sempre a Santos, e quindi è venuto qua per fare lo stesso, non cambierà l'atteggiamento. Quindi il mister parla solo per stare tranquillo e fare quello che sai fare. Il calcio moderno ci voglia un portiere che sa giocare con il piede, perché quando siamo chiusi la squadra il portiere può aiutare la squadra per non perdere la palla, quindi ci lavora tanto con il portiere qua con questo, e ci continuerà a lavorare per migliorare la sua caratteristica, però sai fare bene questo lavoro. La sua tecnica del penalty, dei rigori, fai questa corsa sulla linea per diminuire lo spazio della visione dell'attaccante, di quello che vai tirare il rigore. Prima Damião è un punta da parte che è un bomber, cerca sempre il gol, è uno che corre, marca, aiuta la squadra anche in questa parte difensiva, un po' come faceva Eddie. La Juve già aveva una bella squadra l'anno scorso, però si è rinforzato, però hai conosciuto i ragazzi qua del Napoli, hai visto che siamo forti, hai un mister bravo, e quindi quando entriamo al campo andiamo per vincere, quindi la Juve è forte, però possiamo stare pari con loro, non c'è differenza. Non hai mai visto così caldi, così che fanno il tifo, la gente c'ha troppo affetto per i calciatori, e questo in partita diventa il dodicesimo calciatore. E vedo in tutto il suo splendore la nostra Arianna Bocci da Aronzo di Cadore, le cime di Lavarone sopra di lei, e c'è anche un'altra cima di Lavarone, perché io vedo un collega che praticamente ti sovrasta, è una delle tre cime di Lavarone, possiamo dirlo, no? È la quarta, è arrivato oggi Antonio Maria Pietoso di 5 Quotidiano. Buonasera. Ciao Antonio. Buonasera. Allora Raffaele. Eccoci qua, siamo all'ottavo giorno di ritiro e la Lazio questa mattina è scesa in campo per il consueto allenamento mattutino. Ci sono state già delle piccole prove tattiche che ha portato avanti mister Petkovic con un 3-4-3 schierato sin proprio dai primi minuti nelle varie partitelle. Ci sono state anche notizie però di infortuni, si è fatto male Antic proprio durante la partitella, un problema alla caviglia destra, e non è sceso in campo Bizzarri, quindi comunque ci sono da valutare un po' le sue condizioni. Sappiamo che soffre di una borsite al gomito sinistro, quindi insomma dovremo valutare un attimo se si è semplicemente sottoposto a fisioterapia o se proprio al momento non si è allenato. Intanto da Roma giungono notizie anche di Alfaro, che ha avuto questa distrazione al ginocchio e che quindi ne avrà per 2 settimane, dopodiché avrà di nuovo a che fare con dei controlli clinici, insomma, per valutare bene la situazione. Bene, queste le notizie dall'infermeria. Intanto sì. Oggi ci sono state 2 sedute di allenamento, no? Doppia seduta oggi. Sì, oggi doppia seduta di allenamento, la seduta classica delle 10.30, poi quella delle 17.30 del pomeriggio, insomma, visto che comunque ieri la squadra ha riposato, quest'oggi Petkovic ci ha riportato tutti un po' al lavoro e quindi un po' sugli scudi. Cioè, si è un po' ripreso oggi, ripresa dopo la giornata di pausa, tra l'altro passata lì a Cortina, ricordiamo che sono dei posti bellissimi lì vicino a Oronzo, quindi c'è stata una giornata effettivamente di relax. Antonio, volevo domandarti una tua impressione, una tua opinione su questa prima parte del ritiro precampionato di Petkovic. Lo dicevamo ieri, no? Il Petko dello scorso anno era un allenatore
poco conosciuto, anche quindi con la normale e regolare diffidenza. Invece oggi è una realtà del calcio italiano, forse anche del calcio internazionale, visto per quello che ha dato anche in Europa League lo scorso anno. Come lo stai vedendo? È la stessa preparazione dello scorso anno, un Petkovic invece diverso? Che allenatore stai osservando in questi giorni? Sì, sto osservando un allenatore che intanto mette la grinta, il carattere e la personalità prima di tutto, e questa è una cosa molto importante, anche perché il gruppo lo segue. È un allenatore che parla tantissimo alla sua squadra, è un allenatore che ha le idee ben chiare, e devo dire la verità, è stata una sorpresa per tutti, ma adesso sta diventando una realtà. E il ritiro più o meno ripercorre quello della scorsa stagione, soltanto che mentre l'anno scorso ogni cosa che veniva fatta poteva essere una novità, adesso è una certezza. Diciamo che lui non fa sconti a nessuno, l'abbiamo visto arrabbiarsi tanto in campo, anche soprattutto con i giovani, quindi un'impressione più che positiva assolutamente. Ecco, la grinta di Petkovic, che era un po' poi la grinta messa in campo dalla Lazio la scorsa stagione, no? Quando effettivamente ha disputato, diciamo la verità, insomma, alcune partite veramente sopra, non dico le proprie possibilità, ma veramente una Lazio che ha meravigliato tutti. Se non fosse stato per delle volte per la discontinuità con cui invece ha messo in atto un gioco alcune volte anche spumeggiante, anche divertente, probabilmente poteva andare anche oltre a quello invece che ha realizzato nella passata stagione. Secondo te, visto anche il calciomercato, poi parleremo delle ultimissime di calciomercato, questa che Lazio è rispetto alla passata stagione, cioè rispetto alle attese anche? Che Lazio, che può dare questa Lazio quest'anno? So che è una domanda difficilissima, ma sai, insomma, in questa fase del campionato cerchiamo anche di fare dei pronostici, certo, non sui risultati finali, ma su quello che può essere la stagione, così per sommi capi. Guarda, quello che posso dirti è che la Lazio si sta muovendo bene, ha allargato la rosa, ha preso alternative di qualità, soprattutto ha puntato sui giovani, ha un po', diciamo, svecchiato la rosa, perché l'anno scorso il problema erano gli infortuni, visti anche i tanti over 30 in squadra. Quest'anno siamo passati agli under 20 dagli over 30, abbiamo una squadra giovane, tanto talento, molto interessante, la Lazio può puntare in alto, ma ripeto, se manterrà la grinta, il carattere, la voglia di vincere del proprio allenatore e quello fatto, quanto di buono fatto l'anno scorso, si potrà togliere tante soddisfazioni. Certo, poi deciderà tutto quanto il campo, però. Tra l'altro, in chiave mercato ci sono anche altri, insomma, colpi che la Lazio sta per mettere a segno. Si parlava proprio oggi su tutti i giornali, insomma, del terzino sinistro dell'Empoli, Isai. L'albanese Isai. Esatto, e tra l'altro ci sembra ci sia una piccolissima differenza, insomma, tra la richiesta dell'Empoli e la proposta, esatto, della Lazio. Si parla di 500.000 euro, quindi penso che ormai questa trattativa potrebbe benissimo andare in porto. Soprattutto perché Isai può giocare sia a destra sia a sinistra, visto i continui problemi di Concoli, infortunio muscolare di Peridigna, potrebbe essere un'alternativa importante, non dimenticando che c'è anche un Gonzales che nell'eventualità si può adattare benissimo a terzino. Ecco, quindi calciomercato ancora in piena attività anche per la Lazio, lo Tito e Tare non si fermano, no, continueranno a rimpinguare, a rafforzare questa rosa che già, insomma, fa sognare i tifosi della Lazio. Prima parlavamo di Petkovic, no? Io amavo sempre sottolineare nel corso di questa stagione l'aplomb, l'eleganza e anche la ponderazione di questo allenatore, ma non in campo ma anche fuori dal campo, perché poi mi sembra la cosa più importante nel mondo del calcio, in questo mondo della comunicazione, i messaggi, ecco, distensivi che questo allenatore ha sempre mandato, e come vive e come parlava di calcio, perché parliamoci, poi insomma è chiaro, noi parliamo di calcio, non stiamo parlando di macrosistemi o di grandi, parliamo di calcio, e allenatori come Petkovic fanno bene all'ambiente, al movimento calcio, ma Petkovic ha anche una squadra, non soltanto la squadra che entra in campo, ma una squadra che lo aiuta a lavorare, e oggi ne abbiamo sentito proprio il preparatore atletico, sbaglio Arianna? Come, scusa, non ti ho sentito l'ultimo tratto? Dico, oggi, sì, oggi a proposito di squadra, abbiamo proprio sentito il preparatore atletico, sbaglio, del assolutamente della Lazio. Sì, Paolo Rongoni in conferenza stampa, e se volete possiamo ascoltare alcuni brani della conferenza. Ma la tecnica di immergere i giocatori in acqua fredda o
nel fiume, che in questo caso è ancora più fredda dell'acqua fredda che ci abbiamo sotto, deriva un po' da alcune metodiche che si chiamano i bagni scozzesi, usati dagli scozzesi. Si usa molto nel rugby, è qualcosa che serve a, diciamo, abbassare la temperatura immediatamente e a creare un effetto rebound, quindi abbassare la temperatura e poi immediatamente dopo, nel momento in cui esci, la temperatura si rialza e aumenta la vascolarizzazione, quindi serve praticamente nel caso in cui i giocatori abbiano preso traumi, e di traumi ne prendono tanti, sia i calci che possono cacciare, possono arrivare all'allenamento, ma anche i traumi legati alla corsa, all'utilizzo dei pesi che noi facciamo e ad altre cose, serve a raffreddare, l'articolazione e a permettere una migliore vasocircolazione a livello delle gambe, degli arti inferiori. Sì, ciao intanto. Diciamo, naturalmente l'anno scorso partivamo con un gruppo che non conoscevamo per niente, quindi era anche un po' difficile sapere come reagire i carichi. Abbiamo fatto diverse valutazioni all'inizio della stagione, ci siamo resi conto che per rapporto alla stagione scorsa il gruppo era arrivato in condizioni tra virgolette migliori, infatti più o meno i test danno un miglioramento tra il 30 e il 30%, e quindi potevamo permetterci di spingere subito. È una questione anche legata agli impegni, cioè lo scorso anno non avevamo un impegno importante una settimana prima del campionato, e quindi anche i carichi vanno, diciamo, disposti in maniera diversa. E il fatto che comunque noi conosciamo il gruppo ormai da un anno ci dà una certa sicurezza e sappiamo che possiamo spingere di più perché conosciamo le reazioni dei giocatori. L'obiettivo è sempre quello: se cominciamo a caricare prima è perché scaricheremo anche prima, quindi l'obiettivo è quello di arrivare a quella partita in buone, buonissime condizioni. Comunque una partita importante si gioca una volta e quindi bisogna essere lì in buone condizioni. Poi è normale, cercheremo di arrivare a inizio campionato come abbiamo fatto lo scorso anno, quindi partendo da oggi. Beh, per quello che riguarda Vinicius, come sapete, e questo lo vedete per l'età cronologica, Vinicius, anche se ha una buona esperienza e tutto quanto, è abbastanza giovane. Quindi l'abbiamo introdotto dentro, come potevamo fare con i giovani, valutandolo e vedendo soprattutto di evitargli determinati tipi di carichi per preservare un po' schiena e altre cose. Novaretti è un bel atleta, quindi una volta valutato, una volta visto quali erano le sue condizioni, Novaretti sta come fatto. Cioè per me Novaretti, una volta valutato, visti quali sono i suoi parametri e visto come mi rispondeva nei primi giorni, si è tranquillamente inserito dentro il gruppo dei giocatori, diciamo, più forti. Guardi, io non posso risponderle per quello che sono i tempi di recupero, perché questa è una cosa che compete in tutto. A livello atletico posso solamente dire che Felipe sta già cominciando a lavorare per tutto quello che riguarda la stabilizzazione, la parte alta. Il finale, credo, se non sbaglio, che abbia lavorato con Garcia, però un tempo in particolare della, di dire qualcosa su questo nuovo personaggio che mi piace degli anni. No, lui sa quello che penso di lui, ci conosciamo, niente. Bene, grazie. Grazie. Ecco, abbiamo sentito allora il preparatore atletico della Lazio. Per chiudere con voi, ragazzi, ma ve lo faccio questa domanda: ma come mai Lotito ancora non si vede all'orizzonte? Perché è impegnato in affari di mercato o perché proprio aspetta, no, che si crei l'entusiasmo giusto per arrivare lì ad Auronzo? Perché normalmente un 4-5 giorni se li fa sempre lì. Sì, ma guarda, innanzitutto va detto che il ritiro della Lazio potrebbe proseguire ben oltre il 25, si parla di 2 giorni in più, quindi comunque magari non è esclusa una sorpresa di Lotito proprio gli ultimi 3-4 giorni. Sicuramente il presidente biancoceleste sarà rimasto a Roma anche per concludere alcune diciamo, operazioni di mercato insieme al DS Dare, quindi comunque penso che raggiungerà la squadra sicuramente entro questo ritiro, anche se ancora non sappiamo esattamente quale giorno. Sì, si parla che potrebbe arrivare oggi, considerando che ieri ha dovuto risolvere anche il problema salernitana, visto che ha esonerato l'allenatore Perrone. E quindi ha tutte e due le situazioni in ballo ancora. Si parla, ci sono un altro paio di, c'è da chiudere l'acquisto di Biglia e Perea che sono praticamente fatti, ci sono un paio di problemi con i transfer, i permessi di lavoro, e poi ci sono in ballo anche la trattativa Elez,
e anche lì è in direttiva d'arrivo, e poi si parla sempre dell'attaccante con i vari nomi che circolano. Oggi girava il nome di Quagliarella, insomma, sì, che era anche un'ipotesi. È una nuova ipotesi, anche se il Norwich ha offerto 10 milioni di euro, la Juventus diciamo che ha accettato, ma l'attaccante non è tanto convinto, la Lazio potrebbe inserirsi. Bravo, però grazie. No, ti dico bravo, no, ti dico bravo perché posso dirti, insomma, con cognizione di causa che Quagliarella non vuole lasciare l'Italia. Esatto. E sai, Roma, la Lazio può essere un'alternativa, un'ottima alternativa per Fabio Quagliarella. Quindi io sono convinto che la pista Quagliarella potrebbe essere una pista. Scusami se ti interrompo, soprattutto la Lazio non ha in rosa giocatori con quelle qualità, a parte Keita e Rozzi. Quindi ok, puntare sui giovani, però magari giovani, esatto, ecco, potrebbe magari... Quagliarella potrebbe essere anche, diciamo, una chioccia per loro due, per i movimenti e per tutto qua. Soprattutto ricordiamo che la Lazio deve lottare su tre fronti, quindi c'è sempre bisogno, esatto, c'è sempre bisogno comunque di qualcuno, insomma, ecco, che faccia proprio da chioccia ai giovani, che per quanto talentuosi, insomma, hanno sempre bisogno di... Ma poi conoscendo l'elemento, conoscendo il giocatore, uno che in un ambiente come quello laziale, voglio dire come quello della Lazio più che laziale, potrebbe dare veramente il massimo, ricordate quello che ha dato a Udine, quindi effettivamente potrebbe essere un grande acquisto. Per chiudere voglio un po' parlare con voi, siccome abbiamo sentito da Riscone, da Bruni, che abbiamo sentito un po' l'atmosfera che si respira nel rapporto società, diciamo così, giornalisti, e ci sono grandi difficoltà. Invece vorrei mettere in evidenza, perché è anche bello questo, il bel rapporto invece che c'è lì ad Auronzo, la società che anche se ha un canale tematico, ma comunque permette a voi di lavorare tranquillamente, serenamente, e permette alla gente a casa di sentire e di guardare, insomma, no, quello che il lavoro che stiamo facendo noi, ma come stanno facendo tanti altri colleghi. Guarda, è vero o no? C'è un assolutamente sì, assolutamente sì, il clima è sereno anche tra noi giornalisti e tutto lo staff, l'ufficio stampa, c'è un clima molto tranquillo, si lavora benissimo, come puoi anche ben vedere, la libertà è totale, insomma, c'è veramente una situazione molto serena, e questo sicuramente facilita un po' a tutti, sia i tifosi da casa che hanno tanti modi per seguire questo ritiro, sia noi che lavoriamo, che quindi lavoriamo con serenità, e penso anche comunque loro, perché comunque fa piacere comunque avere un buon rapporto anche con la stampa, anche da parte della società sicuramente. Ma poi è una questione anche di rispetto nei confronti prima dei tifosi e poi di coloro di noi che facciamo questo mestiere. Complimenti alla Lazio, complimenti alla comunicazione della Lazio e complimenti all'ufficio stampa. Noi vi salutiamo, mi raccomando Arianna, come al solito tu sempre impeccabile, perfetta nei tuoi collegamenti, ci vediamo domani. Ciao Antonio, grazie. Ciao Arianna. Ciao, grazie, ciao, buona serata. A tutti. Andiamo in casa Milan, a Milanello, altra grande del nostro campionato. Abbiamo sentito il parere e l'opinione di un elemento che sarà fondamentale per il Milan del prossimo anno, Costant. Siamo Piero, prego. Chiarina, è iniziata la seconda settimana di allenamenti, che si incomincia a pensare già al calcio giocato, perché c'è l'obiettivo del preliminare di Champions. Come vi state preparando su questo punto di vista, e se hai notato in questi giorni qualche cambio rispetto alla preparazione degli anni scorsi? No, come l'hai detto, è la seconda settimana di lavoro, abbiamo abbassato un po' i tempi di lavoro, adesso abbiamo aumentato l'intensità di lavoro, quindi lavoriamo un po' più intenso. E mi sa che da oggi in poi inizieremo a lavorare anche tatticamente. Quindi dal punto di vista tattico, già settimana scorsa il mister Allegri vi ha già fatto fare qualche esercitazione e avete provato a metterla in atto nella partita di domenica. Su cosa state lavorando, o state incominciando a lavorare in particolar modo, soprattutto tu poi che è parte della rosa dei terzini? No, la cosa più importante è di ritrovare il fisico. Quindi stiamo lavorando solamente su quello, poi tutti i pomeriggi è vero che facciamo con la pala, e adesso facciamo un po' più di lavoro tattico, facciamo un po' di lavoro difensivo, come difendere, come fare il contropiedi, andare, quello cominciamo a farlo. Sì, sui passaggi, fare viaggiare la palla veloce è quello che dobbiamo riuscire a fare, perché sappiamo tutti che adesso
e la ripresa, abbiamo bisogno di riprendere il ritmo e dobbiamo fare andare la palla veloce, così perdiamo meno forza. No, oggi io mi sento come un terzino. Quando sono arrivato al Milan sapevo che venivo qua per giocare terzino e il mister mi ha preparato in questo ruolo per 3-4 mesi, poi quando pensavo che ero pronto mi ha fatto giocare e poi era toccato a me a far vedere che potevo giocare in questo ruolo. Adesso io per me sono terzino al 100% e non voglio più cambiare ruolo. Poi certo che se un giorno c'è bisogno di entrare a mezzo centrocampo o non lo so, giocare avanti, lui lo sa che sono disponibile a farlo. E sei ancora in proprietà con il Genoa, è stata rinnovata la comproprietà al Cappellino. Ti aspettavo insomma che venisse riscattato dal Milan? Sì, io volevo essere riscattato dal Milan. Poi ho avuto un appuntamento con Gagliani che mi ha detto che non si poteva fare subito, quindi mi ha spiegato che al momento non si poteva fare, quindi ho accettato di rifare la comproprietà. No, è sempre bene avere una concorrenza a un posto, poi se sono titolare o sono in panchina questo lo deciderà il mister. Io sono pronto a giocare tutte le partite, come dicevo, pronto a giocare tutte le partite, poi il mister farà le scelte, ma una cosa sicura è che se gioca De Sciglio io sono sempre dietro di lui per aiutarlo, perché come l'hai detto è un buonissimo giocatore, è un bravissimo ragazzo e uno che c'ha tanta qualità, quindi si gioca lui o si gioco io, la cosa importante è che riusciamo a dare il migliore per il Milan. Kevin, riprendendo la domanda di Boateng, più assist, sì. Tu sei chiaramente un terzino più offensivo, visto che avevi anche l'altro fuori come centrocampista, però l'anno scorso, se vediamo il tuo score, non sei riuscito a fare gol col Milan, hai fatto, ti ricordo, un assist col Malaga, ha parato per il gol appunto del pareggio, e pochi altri passaggi diciamo decisivi per questo. Sì. Secondo te devi più migliorare quella fase oppure continuare a migliorare l'impresa che stai facendo? Allora, l'anno scorso era un anno di adattamento, perché come l'hai detto prima sono partito da trequartista mezz'ala sinistra e mi sono ritrovato dietro. E quindi l'anno scorso volevo veramente lavorare bene in fase difensiva, perché per me era l'aspetto molto più importante di tutto. Però quest'anno, visto che ho imparato, comunque penso di aver imparato bene il ruolo, volevo giocare veramente tutte le mie carte, volevo andare molto più in avanti, visto che sono capace di fare andate e ritorno, e cercherò di fare tante assist, sì. A dire la verità, noi delle altre squadre non ne parliamo. Noi siamo solamente concentrati sul Milan. Poi, come hai detto te, hanno preso il giocatore. Da noi è arrivato Poli, che per me è un bravo giocatore. È arrivato anche Cristante da primavera con noi. Sono già due grandi acquisti. Poi c'è anche De Jong che è tornato. E poi sì, la società, come l'ho detto prima, si fanno venire un grande corpo, si fanno venire altri giocatori, e noi siamo pronti a coglierli, e già così siamo competitivi, poi si arrivano altri grandi giocatori. Rimaniamo sempre in casa Milan e parliamo di calcio mercato. Cristian Zaccardo vorrebbe riabbracciare il Parma, ecco che prende forma una trattativa che potrebbe rendere tutti contenti, tranne forse proprio la società emiliana. Il Milan avrebbe offerto un conguaglio economico e il cartellino del difensore emiliano ai crociati per avere Gabriel Paletta. Intanto sul capitolo cessioni c'era a registrare la volontà rossonera di piazzare Antonino
al Antonini al Monaco e Traoré, anche se per lui non sono arrivate offerte congrue. Bene, siamo in conclusione, abbiamo un po' fatto il quadro completo anche oggi dai ritiri precampionato delle squadre di Serie A, un po' dappertutto siamo andati, domani faremo la stessa cosa, l'appuntamento con noi è come ogni sera, mi raccomando non mancate, stessa ora, stessa emittente, a domani, ciao a tutti!